Lo scalo di Capo di Chino, primo tra quelli dell'Italia meridionale e quinto su scala nazionale, non ha più possibilità di espansione. La fusione attraverso GESAC, suo gestore, con l'aeroporto Costa d'Amalfi di Salerno è di utilità reciproca. A pochi giorni dalla fusione ufficiale, che sancirà dal 1 novembre la nascita del sistema regionale aeroportuale unico in Campania, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha ribadito pregi e tempi dell'intesa, che porterà entro i prossimi 5 anni 5 milioni di passeggeri in più in Campania. L'occasione è stata fornita questa mattina dal convegno promosso dalla CISL sul trasporto aereo, al quale era presente anche il delegato ai trasporti della Regione Campania, Luca Cascone. Secondo il sindacato, la fusione consentirà anche un aumento occupazionale stimato in 5.000 posti. Entro 2 anni il nuovo sistema entrerà a pieno regime. Già entro quest'anno, ha promesso il governatore, verrà scelta la ditta che dovrà realizzare i lavori per l'ampliamento della pista. Credo che sia uno degli interventi infrastrutturali strategici. Realizziamo per la prima volta un sistema aeroportuale regionale, accorpando in un'unica società l'aeroporto di Capo di Chino e l'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi. È un'operazione di utilità reciproca. Capo di Chino non ha più possibilità di espansione perché è un aeroporto in pieno centro urbano. L'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi non è decollato anche per errori e limiti amministrativi sotto la direzione di GESAC, cioè di Capo di Chino, che avrà la responsabilità di gestione del sistema regionale. Noi possiamo realizzare davvero un sistema di grande rilievo e aumentare di 5-6 milioni di unità il numero di viaggiatori nella nostra regione. Una grande operazione, siamo molto molto fiduciosi. Credo che la prossima settimana ci sia l'assemblea in cui verrà ratificata del consorzio l'approvazione del progetto di fusione. Siamo veramente alle battute finali, è prevista per il 1 novembre, rispetteremo anche questo termine, quindi siamo soddisfatti perché il progetto è stato, come dire, nei limiti di quello che erano le autorizzazioni che arrivavano da altri enti, rispettato per tutte quelle che erano le nostre previsioni temporali. La gara è in corso, mi sembra chiudere il 10 ottobre la consegna, poi bisognerà fare la commissione. Io penso che per fine anno individueremo l'assegnatario che dovrà realizzare il progetto esecutivo e quindi noi stimiamo l'inizio dei lavori per la primavera. Poi ci sarà una valutazione da fare, se non è il caso di rinviarle a settembre per far fare la stagione estiva, che è sicuramente una stagione florida per l'aeroporto perché crescono e stanno crescendo sempre di più le partenze e gli arrivi. Quindi questa è l'unica valutazione da fare in base a quando saremo pronti con l'approvazione del progetto esecutivo, se è il caso di partire subito o di rinviare subito dopo la stagione estiva. In ogni caso sono meno di un anno i lavori, quindi per la successiva stagione estiva noi avremo la pista allungata.